All'Istituto Volterra Elia di Ancona è stato inaugurato il laboratorio di simulazione navale, strumento di ultima generazione per l'addestramento di studenti e operatori. Primo nel Medio Adriatico e tra i più evoluti in Italia, il simulatore è una risorsa fondamentale per tutto il comparto marittimo e un punto di riferimento nella formazione nautica per il centro italiano e la costa balcanica. Questo simulatore è un simulatore all'avanguardia, tant'è che è stato anche certificato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto per consentire lo svolgimento, secondo gli standard internazionali, dei corsi radar normale e dei corsi radar ARPA. È un simulatore appunto su cui possono essere svolti i corsi previsti per la formazione dell'agente di mare che imbarca al comando di unità mercantili e nel contempo viene adoperato dagli studenti del nautico secondo i loro programmi per l'addestramento e la formazione secondo i programmi scolastici. Che tipo, diciamo, di affidabilità ha un simulatore come questo nel contesto del rischio? Allora, l'affidabilità è elevatissima perché questo lo riproduce fedelmente, secondo le condizioni meteomarine che vengono determinate, le condizioni di manovra a bordo di ogni nave. Quindi è fondamentale per un addestramento corretto, sicuro, e per garantire appunto che tutti i marittimi che imbarcano al comando o in comando di plancia a bordo delle navi mercantili abbiano l'addestramento necessario per effettuare tutte le manovre e i movimenti in assoluta sicurezza e con assoluta padronanza. Grazie. Un progetto di portata internazionale, primo esemplare al servizio del Medio Adriatico e tra i più evoluti in Italia, il simulatore diventerà punto di riferimento nella formazione nautica non solo per il centro Italia ma anche per la costa balcanica. L'attivazione del laboratorio è una notizia di rilievo per le Marche, regione che presenta un importante distretto della nautica e che gioca un ruolo di primo piano nella costituzione della macroregione adriatica, con Ancona sede del segretariato dell'iniziativa Adriatico-Ionica. Sì, questo istituto, il Volterra Elia, è riuscito a dotarsi di un'attrezzatura molto avanzata e quindi devo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia, ci hanno aiutato dal Ministero, ma la Capitaneria di Porto, piuttosto che il Consorzio Navale, la provincia che naturalmente ci ha aiutato a rendere lo stabile e adeguato all'uso. È una soddisfazione perché possiamo dare ai nostri giovani un'opportunità reale di vedere come la tecnologia ha modificato anche l'assetto dei mezzi, in questo caso di trasporto navale. Ed è un punto di inizio perché noi da qui vogliamo in qualche modo dare un'opportunità anche per il territorio, per prima per i miei giovani, ma per tutti coloro che affrontano le professioni sul mare, quindi formazione avanzata per i nostri diplomati e non solo. Il laboratorio nasce grazie a Naviotica, progetto elaborato dall'Istituto Volterra Elia, d'intesa con la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Ancona e con il supporto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La realizzazione del laboratorio è stata resa possibile anche grazie alla fattiva collaborazione della provincia di Ancona e del Consorzio Navale Marchigiano.